Bentrovati, anche questa settimana siamo in compagnia del nostro ginecologo, il dottor Luciano Galletto, che saluto, bentrovato. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. La scorsa settimana ci eravamo lasciati parlando di complicazioni durante il parto e abbiamo detto che ci sono degli strumenti utili per aiutare appunto le donne che hanno complicazioni in quel momento a partorire, ad esempio la Certo. ventosa, lei aveva citato questo. Certo. Diciamo che fin dai secoli scorsi sono state messe a punto dalla, diciamo, scienza ostetrica delle possibilità, delle metodiche impiegate per cercare di facilitare o favorire un parto che presentasse delle difficoltà nella sua evoluzione. E direi sotto questo punto di vista può meritare un cenno storico lo strumento indicato col nome di forcepe. Dico storico perché praticamente è una metodica, perlomeno nelle nostre nazioni, in cui il taglio cesareo viene a risolvere le problematiche che un tempo potevano essere affrontate col forcepe. Dicevo quindi questa metodica ormai è storica e non più utilizzata. Per forcepe era uno strumento, diciamo, fatto di materiale rigido, a forma di un piccolo cucchiaio fenestrato, che veniva applicato sulla testa del bambino nel momento della sua progressione nel canale da parto per facilitarne l'espulsione. E è uno strumento che negli anni ha risolto tante problematiche complesse, ma che non era scevro da inconvenienti perché se non applicato correttamente o in certe situazioni poteva determinare delle lesioni alla testa fetale. Credo che il forcipe sia stato un po' lo strumento che ancora oggi fa temere queste tecniche, no? È chiaro, teniamo conto che, ripeto, ha ormai una valenza storica questa strumentazione proprio perché non viene più utilizzata, perché diciamo, i mezzi per risolvere le problematiche in cui c'era un'indicazione all'applicazione di forcepe sono o il taglio cesareo, che ormai viene effettuato con una estrema tranquillità di tecnica e di anestesia e di analgesia, e una certa parte di indicazioni in cui veniva utilizzato il forcepe viene adesso utilizzata la ventosa. La ventosa che cos'è? Ormai sono disponibili ventose monouso molto semplici di materiale plastico, quindi assolutamente innocue, assolutamente non determinanti alcuna problematica lesiva sulla testa fetale. È come una piccola ventosa che crea una piccola depressione. La depressione creata non crea nessun problema alla testa fetale, al cuoio capelluto o alla cute, ma questa depressione consente di effettuare un aumento di forza di trazione sulla testa del feto nel periodo espulsivo e quindi consente o di accelerare l'ultimissima fase del periodo espulsivo, cioè quando la testa fetale è ormai bene incanalata nel canale vaginale, o consente di aiutare quando la progressione della testa fetale è lenta, anche se non vi sono condizioni, diciamo, di sofferenza fetale, oppure quando manca una valida forza espulsiva da parte della donna, consente di aiutare e migliorare proprio l'evoluzione del travaglio con un parto per via vaginale. Quindi può anche capitare che venga usata non solo in casi proprio di pericolo, ecco, No, diciamo. certo, no, difatti ne abbiamo fatto cenno giovedì scorso, una certa frequenza, comunque bassa, ma una certa frequenza di utilizzo della ventosa è proprio quando viene fatta la partoanalgesia, cioè quella metodica farmacologica con un farmaco somministrato per via endorachide, cioè nella colonna vertebrale, farmaco che viene a inibire la sensazione dolorosa della zona del bacino, dove transita appunto il corpo fetale. Questa analgesia può determinare una riduzione della forza contrattile dell'utero, ma soprattutto una forza contrattile della parete addominale in cui la donna aiuta con la sua contrattura al periodo espulsivo del feto. Allora, quando questo è inibito per via di questi effetti della partoanalgesia, la ventosa è un ottimo strumento che consente di ovviare alla mancata pressione del torchio addominale della donna e quindi consente l'espletamento del parto vaginale senza avere alcun effetto collaterale o effetto negativo. Beh, direi che con la puntata di oggi abbiamo un po', no, così tolto qualche paura. È importante, difatti noi cerchiamo sempre anche di parlare nei corsi di preparazione al parto di queste metodiche proprio perché soprattutto la ventosa è una metodica impiegata correttamente, assolutamente valida e assolutamente priva di rischi. Dottore, io la ringrazio e come sempre le do appuntamento alla prossima settimana. Grazie a lei, buona giornata e buona settimana.